ci sfideremo tutti qui a Termini. Seconda giornata di campionato di Serie C, si affronta da parte una Pro Diretta rinfrancata, ora guidata dal talento di Giovanni Rizzi, ex della Prosecco. Dall'altra parte c'è una nuova conoscenza dei nostri campionati, ovvero il Borgo Rivo, molto curioso di conoscerli, molto curioso di vederli all'opera, così come sono curioso anche di conoscere la prestazione arbitrale del nuovo direttore di gara, uno dei nuovi arbitri diretti e orchestrati da Carlo Tomassini, Alessandro Mantovani, qui con la voce di Marco Rompietti. Noi pronti a partire con questa partita, la diretta che cerca di nuovo il fraseggio dal basso. Singh la perde, Serpetta la accomoda, il piazzato destro tentato da Donati, pallone fuori. Singa la battuta. Forte tiso dentro, dove c'è Giovanni Rizzi che l'appoggia comodamente in porta. 1-0 per la Pro Diretta, si sblocca la partita al quinto di gioco. Conner forte di Sukhinder Singh, il resto lo fa Rizzi che sbuca al centro area tutto solo, libero di battere il portiere. 1-0. Stamattina se cerca di dargli una mano, Rizzi ancora, forse ne vuole un po' troppe. Recupera allora la squadra rossoblu, ma sopra un attimo. Poi la botta da fuori, tentata dal numero 13, che credo sia Flavioni, dico credo perché non vedo numeri 13 nell'istinta di gara dei giocatori del Borgo Rivo. Ovviamente qui lo dico sempre, quando c'è una nuova squadra prima di conoscere i nomi mi dovete dare un po' di tempo. Salire e cercare poi Serpetta, il capitano col tacco a innescare l'azione ancora con questa possibilità. Il destro un po' ciabattato qui da parte di Donati, che ha avuto una grande chance. Di nuovo Scopertini. Elude Singh, bravo il numero 5 che sale con personalità. Ancora l'azione che insiste con questo piazzato destro e il gol di Luca Onofri. Ha pareggiato il Borgo Rivo, che riesce così a fare 1-1. Ha trovato dopo un'azione lenta insistita la possibilità di andare al calcio, ha calciato bene il numero 8, piazzato vincente a beffare Rossi. 1-1. Dentro ancora il contrasto, la prende Giovanni Rizzi che prova a diventare verde per l'ennesima volta nel match. Ancora Rizzi, apre a destra su Sukhinder Singh che controlla, sterza, si accenta, Singh ancora su Rizzi che va a calciare poi. Flavioni batte lungo, Serpetta controlla in area, si gira, destro stoppato, Capitoli ci prova lui e trova la rete. 2-1, il Borgo Rivo si porta davanti per la prima volta nel match al minuto numero 18 con la rete di Marco Capitoli, che è stato bravo a droppare questo pallone, forse anche una leggera deviazione, fatto sta che il pallone poi finisce in fondo al sacco all'angolino. 2-1. Finale profonda a cercare Serpetta, Carpiona questo pallone, la gira ancora su Capitoli che ha un'altra chance dalla stessa posizione di poc'anzi. Adesso fuori però a cercare il solito Serpetta. Serpetta, attacco splendido ma poi preciso. Sta Matios, bravissimo qui, chiusura pulita del greco che poi cerca di lanciarsi un po' in avanti inavvertitamente, tiene comunque il pallone in campo ma alla fine rischia qualcosa e la lascia poi a Rizzi. Scelta saggia anche perché Rizzi calcia, trova però l'ottima parata. Bucano tutti, attenzione ancora a Donati che cerca il mancino, lo trova impreciso di poco. Settetta non la prende lui, Del Bianco l'appoggia. Ruffianelli va dentro a cercare Serpetta, l'accomodo e per il destro scagliato da Donati, il pallone largo però di Curzio, pallone che sfida in qualche modo Rosatelli, ci arriva ma non trova la porta. E finisce qui la prima frazione di gioco, finisce sul parziale di 2-1 per il Borgo Rivo che pure è andato sotto ma ha avuto la qualità e la capacità di rimediare la situazione. Una partita molto equilibrata, vediamo cosa ci aspetta in questa ripresa. Pallone dentro, attenzione che bucano tutti, alla fine a sospingere in porta è Veres per la rete del 3-1 del Borgo Rivo. Dormita colossale della retroguardia della Pro, e qui sta anche accennando una protesta, francamente non ho ben capito a cosa si riferissero i giocatori oggi in casacca blu. Fatto sta che alla fine l'ultimo tocco è quello di Riccardo Veres Genta per il 3-1 del Borgo Rivo. Ora Serpetta cerca di farla sfilare, prende forse un colpo, si continua a giocare con Venessa alla conclusione. Rossi in corner a fare qualcosa di più, sale Gianni Rizzi, pallone che passa, Singh la prende in area, Singh dentro ma la regala di fatto a Capitoli. Rizzi si impegna con caparbietà, recupera, doppio passo, si accenta, spara il destro alto sul versante opposto, ancora Borgo Rivo in possesso palla, comunque Borgo Rivo che era partito un po' l'MLM poi si è sbloccato e cercava di colpire ancora con Serpetta in area, si gira, calcia, adesso respinto di nuovo, Serpetta in lotta, vince un contrasto, Serpetta non trova lo specchio,
cerca un movimento di un compagno, Rizzi non lo trova e di fatto la regala all'avversario che è del bianco, bravo e lucido nel servire la taccia per Scopertini che va col sinistro fuori. Con Capitoli e ricomincia ancora una volta su Rizzi che cerca di accentarsi, vuole liberare il suo destro, ci riesce! Pallone fuori di un niente, bella giocata di Rizzi. Rivio ancora questo possesso, Rizzi prende un colpo, calcio di punizione. Rizzi rincorsa, bomba sul palo. 10 minuti alla fine, 3-1 Borgorivo. Occhio al pallone recapitato da Donati. Donati avanza, va col sinistro, Rossi, la palla rimane lì, ma c'è fallo. Uno su Chieruzzi che ha un po' di luce. Chieruzzi ci pensa, va col sinistro, deviazione e la parata di Di Giuli. Singh, le finte, Singh perde poi questo pallone, dà anche un calcio di frustrazione. Ripartenza di Del Bianco, allora lo attende Rosatelli. Del Bianco la chiude così, destro fulmineo sul primo palo e rete del 4-1 che di fatto ammazza la partita al minuto numero 26, la firma del numero 15, Matteo Del Bianco. È game over, passa il Borgorivo che prima va sotto, poi rimonta, vince 4-1 e si gode la sua prima vittoria nel Tennis League, rimandata alla Pro Diretta, che pure era partita bene, è stata comunque una partita molto godibile qui al Village.